every night when that moon is big and right It's the supernatural Tonight everybody dancing in the moonlight everybody here and out of sight they don't bark and they don't Buongiorno, anche per quest'oggi il salotto di chiacchiere e caffè apre le porte. Come sempre in apertura vi ricordo il nostro indirizzo mail. Chiacchiere Caffè, chiocciolatelechiara.it e soprattutto non dimenticatevi della nostra pagina Facebook dove è obbligatorio cliccare Chiacchiere Caffè mi piace. Allora, quest'oggi Chiacchiere dal mondo della scuola, parleremo dell'Istituto Barbarigo, lo faremo insieme al suo rettore, Don Cesare Contarini. Buongiorno Don Cesare. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori e telespettatrici. Allora, la storia dell'Istituto Barbarigo affonda le sue radici nel lontano 1919, quindi possiamo parlare di una storia ormai quasi centenaria. E certamente è un frutto delle opere del Vescovo Pellizzo che a Padova ha lasciato tanti segni, penso alla difesa del popolo che per 16 anni mi ha impegnato. E, e anche adesso. Eh, appunto, il Barbarigo che eh, fra sette anni arriverà a compiere i suoi cent'anni. A spegnere le cento fatidiche candeline. Speriamo bene. Un'opera educativa che ha segnato in questi decenni tante persone, tante famiglie e ha portato anche alla ribalta civica, civile, sociale, politica, culturale diversi elementi di spicco. Ecco, eh, il Barbarigo è una scuola paritaria, viene classificata come scuola paritaria. Chiariamo un attimino che cosa significa questa classificazione perché sempre non è eh, tutto così chiaro. Eh, questa domanda è molto preziosa e serve a chiarire eh, un aspetto che in Italia e in, tante, in tanti ambienti, in tante situazioni è ancora poco compreso, contestato, a volte volutamente anche eh, tralasciato se non osteggiato. Scuola paritaria significa una scuola del servizio pubblico, del servizio nazionale, che è gestita da privati ma svolge una funzione pubblica. Quindi, per esempio, eh, noi, eh, cioè tutte le scuole paritarie, fanno un anno di scuola come lo fanno ecco, le scuole statali. Eh, I titoli di studio sono validi da una parte e anche dall'altra, i programmi dei ragazzi sostanzialmente sono, sono quelli che sono presenti anche nelle scuole dello Stato, salva la libertà didattica e i POF che poi hanno tutti gli istituti. Quello che a volte eh, viene usato, strumentalizzato anche contro il nostro, il nostro mondo di scuole cattoliche, di scuole paritarie, è Il fatto che in Italia da qualche parte esistono anche dei pirati, cioè persone che dietro il nome di scuola paritaria combinano un po' di tutto. E un altro elemento di confusione, a volte di denigrazione, è il fatto che si confondono appunto le scuole paritarie, quelle che fanno un servizio di funzione pubblica, con scuole private che mettono insieme un anno, due, tre. In situazioni a volte, a volte dubbie o comunque insomma, non sempre perfettamente chiarite. Ecco, io ci tengo ad affermare che i titoli di studio che i nostri ragazzi conseguono sono sudati, guadagnati e validi come quelli che sono dati ecco, dalla scuola dello Stato. Quello che, che diventa difficile qualche volta, in questo momento di crisi economica, ancora di più è concedere alle famiglie la possibilità di fare una scelta libera. Se per iscriversi a una scuola paritaria occorre sborsare centinaia di euro al mese, e questo è indispensabile per pagare il personale, i docenti, la struttura e tutto il resto, è evidente che non tutti sono all'altezza di, poter di poterlo la spesa. fare. Su questo possiamo dire con serenità di coscienza che è uno dei punti, un altro dei punti di ritardo dell'Italia rispetto all'Europa. Anche paesi dell'ex blocco sovietico appena arrivati alla libertà, diciamo, alla democrazia, hanno messo dentro alla normalità della gestione del mondo ecco, dell'istruzione riconoscere e sovvenzionare ecco, le scuole paritarie. Ecco, quindi noi insomma ci auspichiamo che questo possa sì, a breve eh, cambiare. Credo che questo sia una delle esigenze forti che esprimono anche molte famiglie, soprattutto attraverso l'AGESC, che, che è l'Associazione dei genitori della scuola cattolica. Cioè dicono basta pagare due volte per mandare a scuola i nostri ragazzi. E, e poi insistono sempre sul risparmio effettivo che le scuole paritarie, dalle scuole di infanzia fino alle scuole come le nostre che portano i ragazzi alla maturità, eh, eh, appunto, il risparmio che queste scuole fanno avere allo Stato italiano. Si parla di oltre 6 miliardi di euro all'anno. Quindi una cifra veramente considerevole. Sì. Forse, forse lo Stato, forse la comunità italiana, la Repubblica, investendo di più sulle scuole paritarie, avrebbe meno spese per l'istruzione. Ecco, lei prima eh, ha detto: Noi portiamo i nostri ragazzi fino alla maturità. Sì. Ecco, in quali eh, gradi è suddivisa la vostra scuola? Quali insomma, settori vi si ritrovano allora, compresi? Allora, il Barbarigo ha cominciato 90 e più anni fa con le scuole medie, poi ha aggiunto il liceo classico, il liceo scientifico. Ha aggiunto poi anche la ragioneria che adesso si chiama Istituto Tecnico Economico. E da due anni abbiamo fatto nascere anche dopo la riforma cosiddetta Gelmini anche il liceo musicale. Quindi in questo momento noi abbiamo cinque indirizzi, indirizzi. diversi. Dico sorridendo che mi sento un pentapreside. <ride> È cinque volte preside. Eh sì, nel senso che ci sono cinque istituti, cinque indirizzi diversi. Non deve essere facile allora essere cinque volte preside? Beh. Possiamo dire che si lavora come unico istituto, evidentemente, però ciascuno ha le sue specificità, i suoi tempi. Eh, per esempio, in questi giorni, in queste ore, eh, stiamo concludendo la, ecco, gli esami di terza media, quindi tutto. Il blocco di lavoro è per i ragazzi di 14 anni e stanno aprendosi eh, tutte le attività, mh, le commissioni, eccetera, per gli esami di maturità, sia classico che scientifico. Quindi è un periodo questo di grande e di intenso lavoro. Sì, è anche direi però un periodo bello in cui raccogli i frutti. Di soddisfazione. Eh, anche di soddisfazione. Chiaramente c'è qualche difficoltà, non tutti i ragazzi arrivano eh, dove vorrebbero loro, dove vorrebbero le famiglie, dove spereremmo anche noi. E questo fa parte dei tempi diversi di maturazione che ha ogni ragazzo ogni e comprende anche qualche incidente di percorso che ci può essere qualche volta. Però eh, io dico con soddisfazione che vedere... Certe medie, certi fili di voti eh, in più di un ragazzo o ragazza dà molta soddisfazione. E poi io ormai sono tre anni che sono Barbarigo, poco, però il tempo per vedere qualcuno come, come è maturato, come è cresciuto, che passi ha fatto e per me quella è una delle soddisfazioni più belle della vita. A quali valori è incentrata l'offerta formativa? Beh, noi siamo. E ci presentiamo come scuola cattolica della diocesi di Padova quindi il nostro campo di riferimento è una formazione culturale personale eh, scolastica un'educazione a 360 gradi ispirata ai valori allo stile al messaggio evangelico come si può fare in una scuola quindi è evidente che in scuola cattolica eh, prevale mh, quella componente. Il sostantivo intanto, no? scuola deve essere scuola, non deve essere altro. Il cattolica, secondo me, è quel lievito, quel pizzico che viene dal Vangelo, quello stile che cerchiamo di avere nei rapporti tra le persone, eh, quella prospettiva educativa per cui crediamo al valore primario di ogni singola persona, al di là di come si presenta da noi. Ecco, e poi dentro un contesto di, di città di Padova e di chiesa di Padova di cui ci sentiamo espressione. Eh, in questi giorni proprio ho mandato una lettera ai parroci che hanno dei ragazzi eh, eh, come nostri alunni e sono oltre un centinaio. Pensando a come è configurata ecco, la diocesi di Padova, possiamo dire che Padova e bacino eh, di Interland attorno a Padova non c'è parrocchio quasi che non abbia un alunno al Iscritto Barbarigo. No? Al e questo ci dà anche, credo, un respiro più bello e che un po' È alla variegato. volta. Esatto, e un po' alla volta vorrei che davvero fosse percepita da tutti, da tutte le, le realtà ecclesiali come una scuola che esprime la passione e la tradizione educativa di una chiesa come quella di Padova, che ha tante ricchezze. e Umilmente, ecco, diciamo che tra queste c'è anche il Barbarigo. C'è anche la vostra scuola, ecco, che non a caso è dedicata nel, nel nome ad uno eh, dei grandi vescovi eh eh, della storia di Padova, San Gregorio Barbarigo. Eh, che se non sbaglio, tra le altre cose, si è distinto soprattutto per eh, diciamo, il grande interesse e la grande protezione sì. che ha dato verso la cultura e le scienze. Certamente eh, chi conosce. Un po' della vita della missione a Padova, 33 anni di episcopato del Vescovo San Gregorio Barbarigo, sa quanto lui è stato attento alla cultura, al dialogo interculturale e ha, ha fatto stampare il Corano eh, con il testo latino, al Corani Textus, nella biblioteca del, della tipografia del seminario. Adesso è conservato questo testo in biblioteca, ma anche altre iniziative. Il cercare. Per i seminaristi, per la formazione dei preti, eh, personalità ecco, di rilievo. Padova ha avuto, grazie alla scuola del seminario, eh, nata praticamente o comunque incrementata molto dal vescovo Barbarigo, una grande scuola e tradizione di cultura, sia teologica ma anche letteraria. Pensiamo al Forcellini, un sacerdote, e al suo lexicon, Totius Latinitatis, un grande vocabolario, ma pensiamo. Al, al Facciolati stesso, ad altri nomi poi che sono anche distinti nel campo scientifico. E quando nel 1919 è stato fondato eh, questo istituto come uno dei collegi cattolici diocesani, è stato spontaneo dare il nome di questo vescovo. Ecco, eh, scuola abbiamo detto cattolica, questo aggettivo è importante, però teniamo a ribadire aperta a chiunque. Beh certo, cattolico significa etimologicamente universale, aperto a tutti. No, e quindi ci teniamo su questo a dire che non è la scuola dei ricchi, non è la scuola dei preti, non è la scuola di una certa categoria a scapito di altre. Quindi è, non ci sono etichette. Noi cerchiamo che l'etichetta, se c'è una, sia quella dell'accoglienza, della disponibilità, della amicizia e colloquialità, io dico sempre ai ragazzi sentitevi a casa vostra, S ecco, sentitevi, sentitevi ecco, di casa qui, perché eh, è un modo diverso di vivere la scuola anche questo. E so che l'anno prima che io arrivassi si è diplomato eh, un ragazzo di famiglia araba, quindi musulmano, certamente eh, so che negli anni passati c'erano dei figlioli di famiglie ebree di Padova. Con bel ricordo anche, a volte mi dicono i genitori, possiamo anche dire con molta semplicità e senza far giudizi su nessuno che tra i tanti nostri alunni eh, non tutti frequentano tanto gli ambienti cattolici, certo. però seguono questa scuola e noi speriamo di dare a loro uno stile, una formazione che possa essere ispirata davvero ai valori del Vangelo. Ecco, eh, punti di forza del vostro istituto, nonostante eh, diciamo le quasi 100 candeline, eh, sono senza dubbio l'offerta linguistica ed informatica. Quindi, nonostante i quasi 100 anni, siete molto al passo coi tempi. Ebbene, indispensabile, noi eh, coniughiamo eh, una frase che scriviamo in varie nostre pubblicazioni, come il nostro magazine annuale in altre situazioni, tradizione e futuro. Cioè noi costruiamo, tentiamo di costruire eh, dei ragazzi, delle ragazze per questo tempo, anzi per il prossimo decennio e magari anche per dopo. No? E quindi in questo momento... Ci pare importante, necessario insistere su questi due binari, cioè una formazione solida secondo i programmi eh, o le indicazioni nazionali che dir si voglia, ma insieme anche eh, percorrere bene queste due strade. Per ecco, le lingue eh, noi abbiamo un potenziamento orario di inglese, abbiamo madrelingua che arrivano da Oxford tutto l'anno. Abbiamo dei corsi di preparazione alle certificazioni, tipo il PET, il Trinity. Il martedì, per esempio, è il pomeriggio dell'inglese, in cui eh, o in orario extracurricolare oppure anche oltre quel pomeriggio, i ragazzi dalla prima media alla quarta superiore possono avere integrazione di inglese e quindi a fine anno arrivare anche a queste certificazioni. Abbiamo in quarta superiore, grazie all'adesione alla rete europea ELOS, la possibilità di fare andare i ragazzi in scambio in diversi posti. Ultimamente siamo molto gettonati in Norvegia e in Olanda e lì, vivendo in famiglia, se non sai un po' di inglese, <ride> no. non si mangia tanto, e già il caffè sarà difficile averlo lì, immaginarsi, quindi, se non sanno neanche chiedere il pane. un po' di inglese. Ah, no, però... Eh, su questo abbiamo dei ragazzi davvero bravi, io che sono stato formato su un altro tipo di scuola eh, ho il rammarico di non poter stare dietro <ride> ai miei ragazzi su questo, però insomma eh, fa piacere che loro vadano avanti. Per quanto riguarda l'aspetto informatico noi abbiamo una bella aula di informatica continuamente aggiornata, un'altra aula specifica per l'informatica musicale perché è una materia che i ragazzi devono fare, quest'anno Abbiamo ripreso anche i corsi per la certificazione del patentino europeo, eh, sempre appunto del computer, e CDL in sigla, e, e vedo che eh, anche su questo i ragazzi, anche chi magari tendenzialmente sarebbe un po' più pigro, comincia a muoversi. No? Anche perché è indispensabile che si rendano conto che eh, tutti gli strumenti tecnologici che hanno a disposizione in tasca di solito, no? non servono solo per giocare, per scambiarsi <ride> i file o altro, ma anche per, per cercare... Per qualcosa di più importante. Esatto, per qualche ricerca, per confrontare, per imparare a utilizzarli in modo personale e creativo. Insomma. Ecco, quindi aspetti di tradizione uniti ad aspetti di modernità. Nel, nel vostro sito io ho letto che voi volete essere scuola della persona e della comunità. Cos'è che si intende con questa affermazione? Ecco, io credo che qui andiamo al nucleo dell'ispirazione cattolica, evangelica, tradotta poi nei rapporti quotidiani. No? Scuola della persona significa tentare di accogliere ogni studente, ogni studentessa, ogni alunno, così com'è, senza aspettarselo diverso. E quindi il ragazzo che ha problemi di, di disturbi di apprendimento. Eh, conoscerlo, farlo, farlo valutare clinicamente e preparargli un piano di lavoro. Il ragazzo che ha difficoltà per situazioni personali e familiari, per ansie, per, per traumi della vita, eccetera, cercare di dirgli: Guarda, ti aiutiamo su questo o su quest'altro, no? ma eh, aiutarci. E questo è una fatica quotidiana e speriamo di riuscirci. Qualche volta abbiamo anche i limiti e non ci riusciamo, eh? sia, sia ben chiaro. Aiutarci a vivere la scuola come persone, no? perché solo così, quando uno è accolto così com'è come persona, si può parlare in termini di comunità. A me piace tanto parlare di famiglia, però lo faccio sempre in punta di piedi, per non usurpare questo termine sacro. No? Ragazzi, sentitevi a casa vostra, è certo. Qualcuno a casa sua non si sente bene, <ride> non si sente bene no? allora bisogna creargli un ambiente di comunità. No? Eh, abbiamo cercato per legare anche questi due aspetti di far nascere eh, un progetto che chiamiamo Cantiere Persona, una specie di percorso di progressione personale per cui eh, in ogni anno dalla prima media alla maturità, quindi otto anni, c'è uno sviluppo, un approfondimento di una tematica formativa, dico a caso, ma non troppo, in terza media, eh, guardare al mondo, eh, orizzontarsi e, e scegliere, perché poi devono andare, no? non so, in quarta, superiore, quando cominciano ad assumersi anche responsabilità civiche, perché compiano i 18, 18 anni, anni, il senso della comunità cosa vuol dire eh, inserirsi in una comunità che non è solo le quattro persone che conosci. Quest'anno abbiamo fatto un incontro sulla comunità, una serie di incontri sulla comunità grazie alla Fondazione Fontana con eh, persone di una comunità San Martin che è venuta dal Kenya e, e con Aururu parlando in inglese. Quindi ecco che si mettono insieme diverse competenze dei ragazzi per un progetto formativo. Quindi, quindi diventa assolutamente interdisciplinare. E anche questo è, è, uno degli aspetti è una delle vostre preoccupazioni. Sì, perché poi la vita è interdisciplinare. Io dico professori, ragazzi, genitori, non ci interessa imbonire di 10.000 informazioni, No, ma che imparino a imparare questi ragazzi, perché il mondo sarà così. Quando uno esce a 19 anni affronta un percorso universitario in cui chissà come si mette in gioco, ma poi fra 10 anni, fra 20 come sarà il lavoro, come saranno le richieste della vita. Se uno ha imparato a imparare, imparato a confrontarsi, gli per... certamente, certamente può fare Può fare la differenza. Qualche passo in avanti, e magari può fare anche la differenza. Ecco, a testimoniare tutte quante le attività svolte, quelle che vi vedono impegnati, so che c'è un notiziario a cadenza bimestrale, il Barbarico, che viene mandato per mail. E poi quello che noi abbiamo visto, se non sbaglio, in sì, grafica che, che lei anche ci qui, ha portato invece che è la copia cartacea. Ecco, esattamente, ecco, si vede meglio. Eh, noi abbiamo una tradizione. Del bollettino annuale che adesso è diventato un magazine perché bisogna cambiare le parole, <ride> parole. e esce una volta all'anno e raccoglie, eh, io dico, i racconti di un anno eh, di lavoro di un anno di lavoro, quelle che ci stanno in 30 pagine. No? Poi c'è eh, questo notiziario ecco, bimestrale 5 volte all'anno a circa 3.000 indirizzi, se ricordo bene, e poi c'è il sito internet che abbiamo rinnovato da un mese e che speriamo diventi un veicolo di interattività. Con tante persone, famiglie anche con chi cerca lavoro magari da noi, se è possibile eh, offrirlo, ma anche vuole entrare in dialogo, sia, sia famiglie, sia ex allievi, sia comunità eh, cristiana sia. Altre A tutti persone. quanti, insomma, esatto, coloro aperto, volessero interagire. Quando sei in internet eh, parti e non sai dove arrivi. <ride> allora io davvero ringrazio Don Cesare per essere stato Quest'oggi mio ospite. Che cosa si augura per i prossimi cent'anni del Barbarigo? Ma intanto mi augurerei per i prossimi sette di arrivare in forze <ride> e a questo appuntamento, se possibile, anche di riuscire a, a mettere mano a qualche ristrutturazione, a qualche ringiovanimento edilizio. A qualche lifting a qualche lifting, mettiamola così. <ride> Quello che molti non sanno è che la facciata di via Rovati 17 è. A stare i libri, io non sono un esperto d'arte. Una delle più belle facciate del 500 Padovano. Ha 510 anni questa facciata e adesso ha un po' di fumi di scarico, un po' di fumi di sigarette dei ragazzi e altro. Se trovassimo qualche buon sponsor per, per restaurarla Per restaurarla ecco, in vista del centenario, però prima mi interessa mettere. E meglio in ordine anche con ecco, gli spazi di vita quotidiana. Soprattutto eh, mi auguro che lo spirito delle persone sia, sia giovane, sia fresco, per cui si celebra non una storia soltanto di tradizione, ma anche un'apertura al futuro e ecco, magari per altri cent'anni. Se il Signore vuole così, e se San Gregorio Barbarigo ci aiuta su questa strada. <ride> grazie infinite a Don Cesare e a tutto quanto, l'Istituto Barbarigo, per essere stati nostri ospiti quest'oggi. Davvero grazie. Grazie a voi e anche a tutti gli ascoltatori che, che ci seguono. Solo pochissima pubblicità e poi Chiacchere Caffè Torna. A tra poco.